questo è l'ultimo video della prima stagione, chiamiamola così, di tutorial da lockdown. Ora, l'argomento è un po' particolare. Negli anni ho visto questa cosa, cioè che molte persone sbagliano la dimensione del monofilo. Perché? Perché purtroppo non sono informate, soprattutto chi sta iniziando a pescare, non sa che cosa significa il carico di rottura di un monofilo. Bene, ti spiego. Il carico di rottura del tuo monofilo viene calcolato su un metro del filo, quindi collegato da una parte al quale viene attaccato un peso, un metro del monofilo in questione, e viene messo un peso che varia in chilogrammi o in grammi, eccetera eccetera, fino a che il filo non si rompe. Questo è il carico di rottura, cioè la tensione su un metro di monofilo, o almeno così mi hanno insegnato. Quindi quando vai a leggere che un filo del 14 tiene 3 kg e te dici ma io devo prendere una carpa da 5, non lo terrà mai, a parte un 14 che tiene 3 kg e tanta. Quindi quando vedrai il tuo monofilo, io ho visto spesso persone pescare carpe da 5 kg con il monofilo del 60. Ma perché? L'errore più comune è quello di controllare il carico di rottura e dire ah, devo pescare carpe da 8 kg, vado a controllare il filo che ha un carico di rottura di 8 kg. No, dovete considerare che voi non avete questo metro, ma voi avete molto filo in più fuori dal vostro mulinello, quindi dovete moltiplicare quello che è il carico di rottura per la lunghezza del vostro filo. Avete comunque la vostra canna da pesca che fa una flessione, quindi va ad ammortizzare ed aumentare il carico di rottura. Avete la frizione del vostro mulinello, avete l'antiritorno del vostro mulinello, quindi sono tante le caratteristiche, e soprattutto dovete considerare che voi non andrete a tirare su un pesce fuori dall'acqua a strappo, come si suol dire, cioè di peso, ma utilizzerete un guadino. Quindi quando andate a pescare dovete capire che per determinate catture non serve utilizzare lo 0,60, anzi è controproducente, anche perché non imparerete mai quella che è la pesca vera, cioè quella di combattere con il pesce e non semplicemente tirarlo a riva come un tiro alla fune. Quindi il consiglio che vi do qual è? È quello di imparare a dosarvi, ad utilizzare fili sottili, ma naturalmente facendo attenzione a non andare sottodimensionati. Andare a pescare una carpa in fiume da 8 kg con un filo del 10, certo, potresti anche riuscire a tirarla fuori, ma il più delle volte steng e gli lasci l'amo in bocca. Quindi cerca di essere il più possibile aderente a quella che è il piano della realtà. Nicola, quindi quali sono i consigli che puoi darmi? Beh, di base quando peschiamo in un carpodromo un buon filo del 18 o del 16 sicuramente ci assiste nella fase appunto di lenza finale, sto parlando del finale, a combattere la maggior parte delle carpe fino più o meno a una taglia di 6, 7, 8 kg. Naturalmente se andiamo sopra sui 10 kg, 12 kg eccetera eccetera, quindi carpe molto più grandi, possiamo andare fino a un 22, un 24, un 26 di finale. Proporzionalmente andremo ad andare con la lenza madre, che potrà essere appunto abbinata ad un 16, un 20, a un 18, un 22, a un 20, un 24, a un 22, un 26 e così via, un 24, un 28 eccetera eccetera. Quindi commisurare questa, diciamo che è la dimensione da lago in base appunto alle carpe, più sono piccole più potete scendere giù. Quindi se dovete affrontare delle carpe da mezzo chilo, ragazzi, una lenza del 12, del 14 è più che sportiva, va più che bene. Se invece andiamo a parlare di fiume, beh, la realtà cambia, perché è un qualcosa che vi spiegherò nella prossima serie di tutorial, se la volete sapere. Detto questo, questa serie è giunta al termine, ma dai, andiamo a pesca. Bene, amico mio, questa serie è giunta al termine. Se ti è piaciuta ti ricordo che magari potresti lasciare un like, iscriverti al canale, spulciare tutti gli altri video di itinerari di pesca, ma soprattutto condividere questi video con altri che come te vogliono intraprendere questa passione che è la pesca sportiva, che ti permette di vivere il mondo a 360 gradi. Detto questo, un bacione, resta con noi, guarda tutti gli altri video di DP e come sempre il nostro motto, catch and release. Ciao bimbaccio!